Allora, il libro nuovo di che si tratta? Si tratta di un libro che si chiama Macerie Prime e che è un pochetto il tentativo di raccontare quello che è successo intorno a me e come è cambiata la vita di quello che è il cast dei personaggi dei miei fumetti, ma che poi sono anche le persone che mi stanno vicine nella vita vera, perché poi nei fumetti si erano un po' cristallizzati a quando li ho creati questi personaggi. In realtà poi le nostre vite sono cambiate, siamo cresciuti, chi in meglio, chi in peggio. È il tentativo di raccontare questo cambiamento qua. Il titolo l'ha scelto, diciamo, l'editore, che devo dargli merito a lui di questa cosa, ma viene dal fatto che effettivamente se io mi guardo intorno nelle persone che mi stanno accanto, io vedo veramente un sacco di macerie, anche di persone che invece erano anche de belle speranze e delle risorse di questo paese, secondo me. Allora, è un lavoro in due parti, effettivamente, pensato in realtà come un lavoro in due parti, addirittura forse in tre, poi nella stesura è diventato un lavoro in due parti, un po' perché sono tante pagine e a me non mi piacciono necessariamente i libri, quelli, i mattoni enormi, poi perché la storia stessa ha uno spazio circa a metà tra il primo e il secondo atto in cui trascorrono all'interno della storia 6 mesi, che sono poi i 6 mesi che passano tra l'uscita del primo e il secondo libro. Quindi mi piaceva anche l'idea che il lettore vedesse, leggesse questa storia in tempo reale di come si sono svolti gli eventi e non compressa tutta in un pomeriggio. Per fare un libro all'incirca di 200-300 pagine così ci metto 4-6 mesi di non vita, cioè in cui non faccio niente, non esco la sera, non ho giorni di pausa, né sabati né domeniche né cose. C'ho un anno per fare un libro, però 6 mesi/7-8 mesi mi rimagno facendo altro, e quindi gli ultimi 4-5 mesi vuol dire che devo lavorare dalle 9 di mattina alle 3 di notte con una pausa per la cena. Io il complesso della pagina bianca non ce l'ho tanto, nel senso che effettivamente c'ho il complesso della pagina brutta, nel senso che poi io sono uno che se deve lavorare, lavora e quindi le cose le fa, però poi se le rilegge e pensa ammazza, sta cosa è terribile, quindi magari poi ci ritorno, la cambio, la rilavoro altre 100 volte, quindi non è che sono soddisfatto subito di quello che esce subito, però che io mi blocco proprio è difficile. Quando esce un nuovo libro ho due paure, la prima sono molto correlate. Uno ovviamente è che faccia schifo a tutti e quindi poi sia quello che segnerà la fine della mia carriera e dovrò tornare a lavorare in aeroporto a fare traduzioni dei documentari di caccia e pesca, però all'interno di questa paura qua l'altro problema è che quando esce un nuovo libro io ho almeno un mese, che possono diventare anche 6 o 9, di presentazioni in giro per l'Italia, e l'idea è che sto libro esca male, esca brutto, faccia schifo a tutti e io devo stare per un mese tutte le sere a parlarne di fronte a persone che pensano sì, mi hai fatto un libro di merda, e quindi questa cosa qua la trovo proprio umiliante, l'idea di ripetere questa esperienza per 3 mesi consecutivi, e quindi questa è la paura più grande. Ci sono delle persone che nell'ambito appunto di altri fumettisti eccetera, che per me sono stati un po' di ispirazione, ma per cui provo proprio un amore sconfinato. C'ho sempre un po' di vergogna a dirli, perché mi sembra che facciano cose così alte che poi se io li cito magari si imbarazzano, magari pensano che io sono tipo Vanzina, non lo so, c'ho sempre un po' questo complesso terribile. Però ormai ho detto tante volte, in Italia Gibi sicuramente, quando ho letto La mia vita disegnata male, ho proprio pensato che volevo provare a raccontare storie della vita di tutti i giorni, eccetera. Invece a livello internazionale uno che mi ha segnato tantissimo, sicuramente tanti due, sono uno è Manuel Arsenet, che ha fatto Lo scontro quotidiano, uscito in Italia per Coconino, e Paco Roca, che ha firmato tanti libri, tra cui Rughe e I solchi del destino sulla guerra di Spagna, che è uno spagnolo, e che è un altro che mi ha trasmesso un sacco di voglia di fare questo lavoro qua. Ci sono un sacco di scrittori con cui sto in fissa, io sono uno di quelli che se poi trova un libro che gli piace si compra tutta la produzione di quello scrittore, eccetera, però non c'entra niente proprio con la roba che faccio, nel senso che uno non lo direbbe mai. Io leggo tantissima letteratura noir americana, contemporanea, quindi Leonard, Bunker, Don Winslow, Lansdale, che è un po' più vivace, però insomma sempre quella cosa là, anche noir francese, cioè Fred Vargas, in realtà tutta questa roba qua mi piace molto.
Il grande amore dei passati 10 anni è stato Saramago, comunque, tra le cose che mi sono piaciute tanto tanto, però sono cose che effettivamente quando uno legge i miei libri non ci trova quasi niente di quelle cose là, anzi niente probabilmente. Guardo tutto al cinema perché non avendo gusto e non avendo strumenti per stabilire cosa è meglio e peggio, a parte quello che mi piace così, non è, mi guardo veramente tutto, dalle cose più stupide alle cose più magari pure pallose. E però sono stato al Festival di Venezia e ho visto un film che mi è piaciuto tantissimo, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, dello stesso regista che fece In Bruges, che è un film che piacque soltanto, penso, a me e pochissime altre persone, però che a me mi fa impazzire. E questo film qua, che penso che in Italia esca a gennaio, è ancora più bello, mi ha emozionato tantissimo, e spero che se lo vada a vedere un sacco di gente. Un film culto vero e proprio penso che non ci sta, però sicuramente mi sono visto un milione di volte L'Odio di Kassovitz e Jurassic Park. La serie TV che non mi stanco mai di guardare, tra quelle che ho rivisto tante volte, c'è uno dei primissimi grandi amori di serie TV, è stato Lost, e che è una cosa a cui sono super legato. Però un'altra invece che probabilmente è tra le cose più belle che ho visto, anche quella non se l'è vista nessuno, si chiama Show Me a Hero, e è dello stesso che poi ha fatto The Wire e che adesso sta facendo The Doys, eccetera, e che pure quella è stata pure tradotta e doppiata. Se vi capita recuperatela perché è proprio bella, bella. La Polizia dell'Armadillo diventa un film. In realtà questo annuncio era già stato fatto 3 anni fa, poi con le lungaggini infinite non se ne è più parlato per un sacco di tempo. Il film è tratto dal libro, riprende la storia del libro e lo spirito del libro, ma in realtà è un lavoro che è stato scritto per il cinema, nel senso che è stato scritto da anche Valerio Mastandrea, Gianni Palomba, Oscar Glioti e me, e abbiamo fatto qualcosa che camminasse sulle sue gambe, non fosse proprio la trasposizione fedele del fumetto. Il personaggio del film non sono io, mentre i fumetti io parlo di me stesso, di quello che mi succede. Il personaggio ovviamente è ispirato a quel libro là, ma ci abbiamo messo anche tanto altro che abbiamo scritto insieme, eccetera. E la regia è di Emanuele Scaringi. L'idea di finire al cinema mi fa effetto, mi impressiona molto, in realtà mi terrorizza proprio. Però io il motivo per cui continuo a ripetere che non sono io, non è la vita mia, non è neanche esattamente il mio libro e non è il mio film, nel senso che poi il cinema è un lavoro collettivo per cui lo fanno 1.000 persone, intervengono 1.000 persone, sto mettendo le mani avanti tantissimo. No, però nel senso che effettivamente è un prodotto, io non ho neanche quella visione, non ne capisco abbastanza di cinema per cui dalla sceneggiatura che abbiamo fatto non mi riesco neanche a immaginare che film verrà, cioè lo sto proprio aspettando con grande curiosità. Con grande anche fiducia in chi poi ci metterà le mani.